Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, torniamo a parlare della Yamaha oggi dopo il video che vi ho fatto sulla nuova Tracer 9 e versione GT. Oggi parliamo della sportiva della Yamaha, ovvero l'R6. Purtroppo ho brutte notizie e lo avete visto questo dal titolo. Allora, martedì Yamaha ha presentato diverse novità. Ha presentato la Tracer 9 e versione GT e vi ho già fatto un video. Ha presentato la Tracer 7 e variante GT, vi porterò poi un video nei prossimi giorni. Ha parlato anche della serie delle moto sportive, ovvero R125, R1 ed R1M, che per il prossimo anno sono confermate col motore nuovo omologato Euro 5. E purtroppo, in questo caso forse era meglio non farlo, ha parlato anche della sportiva 600 R6. E qui, ragazzi, ho una brutta notizia, perché dal prossimo anno l'R6 va a sparire dal listino Yamaha. Di fatto Yamaha non vuole continuare l'avventura iniziata nel 99 con la sportiva 600, ha deciso quindi di toglierla dal listino. Quindi dal prossimo anno l'R6 versione stradale non si potrà più acquistare. Purtroppo un brutto colpo questo, però già se vogliamo si poteva anticipare da alcune mosse che hanno fatto altre case. Per esempio, 2 o 3 mesi fa, se vi ricordate, l'annuncio della Honda del nuovo CBR 600RR, però destinato solo al mercato asiatico, una moto quindi non prevista per l'Europa. Quindi ecco, questa mossa qua della Yamaha non arriva poi così a sorpresa, perché si poteva anche abbastanza prevedere, però è una questione che poi vi dirò più avanti. Dunque, al posto della Yamaha R6 versione stradale, comunque quella che attualmente si può acquistare Euro 4 a 14.000 euro, arriva una variante chiamata R6 Race, che non è altro che l'R6 però omologata, se vogliamo, solo ad uso pista, quindi una moto che si potrà utilizzare solo in pista. Adesso vi presento un po' come è fatta questa R6 Race, poi facciamo una serie di ragionamenti sul perché l'R6, comunque, che conosciamo noi, quella stradale, è andata a morire in questo modo. Allora, questione R6 Race, ragazzi, la moto è molto bella perché di fatto la moto è l'R6 che già conosciamo, che come design, come estetica è molto bella. Parliamo di una moto che come caratteristiche anche ricalca la moto che già conosciamo. Il motore è un 599 di cilindrata, 4 cilindri, con una potenza di 118 cavalli a 14.500 giri e una coppia di 61 Nm a 10.500 giri, esattamente 61,7 Nm a 10.500 giri. Peso della moto in ordine di marcia 190 kg. Questione invece ciclistica, abbiamo il telaio Delta Box in alluminio, abbiamo il telaietto posteriore in magnesio per risparmiare ovviamente peso sulla moto, poi abbiamo il serbatoio in alluminio da 17 litri, sospensioni della Kayaba completamente regolabile con la forcella da 43 mm, completamente regolabile con escursione di 120 mm, più il mono completamente regolabile Kayaba con escursione anche lui di 120 mm. Questione invece pneumatici, montiamo i classici pneumatici 120 all'anteriore, 180-55 al posteriore, elettronica abbastanza basilare, quella che già adesso monta l'R6, che già comunque è fin troppo. Abbiamo il traction control settabile su 6 livelli di intervento, abbiamo le mappe motore e abbiamo il quick shifter up and down e basta. C'è un pacchetto, anche un pacchetto di parti comunque della Yamaha, che comprende le sospensioni della Onlys, quindi volendo a pagamento si può ordinare questa moto con sospensioni invece della Kayaba della Onlys. Ovviamente il prezzo della moto poi si alza. Questione invece disponibilità, livree e prezzo. Dunque, livree ne abbiamo due, quella blu che è molto bella e quella nera. Poi abbiamo disponibilità della moto a partire da gennaio 2021, quindi tra pochi mesi comunque si potrà acquistare questa moto se vi interessa andare in pista. Prezzo della moto ancora non comunicato, ma sicuramente non sarà comunque una moto molto abbordabile. L'attuale Euro 4 per la strada costa 14.000 euro. La variante invece R6 Race, diciamo il prezzo non c'è ancora, ma comunque è una moto anche molto personalizzabile. Questo grazie a un kit comunque che Yamaha fornisce, che comprende diversi accessori. Per esempio abbiamo, qui di fianco vi lascio la lista completa perché è una lista molto lunga. Tutto dedicato ovviamente alla pista per trasformare questa moto in una moto da corsa per fare le gare. Abbiamo per esempio scarico completo non omologato della Krapovic, abbiamo sospensione, dicevo prima, della Onlys, abbiamo il Plexiglas da gara, eccetera, eccetera, la lista. E questa qua qui di fianco, prezzo non comunicato.
La moto, secondo me, anche in ottica pista, è una moto poco interessante, perché comunque sarà una moto molto costosa. Comunque, se vi interessa, ecco, questa qua è una moto che si può portare solo in pista per fare le corse, per fare le gare, non può assolutamente circolare in strada. Allora, dicevo all'inizio, parliamo un attimo del perché, insomma, l'R6 è andata a sparire in questo modo. Per quanto mi riguarda, comunque sia, non è una grossa sorpresa, anzi, sono anni che vi dico che sicuramente in tempi brevi le sportive 600 sarebbero scomparse. Addirittura, cos'è stato? Un anno fa vi ho portato un motovlog dove vi facevo un ragionamento sulle sportive 600, vi raccontavo un po' com'era avere una sportiva 600, perché sapete io che io ho una Suzuki CSXR 600. Vi raccontavo un po' com'è convivere con una sportiva, vi raccontavo un po' dei difetti, che è scomoda, che è fatta per andare veloce, eccetera, eccetera, però che alla fine vi dicevo è una moto costosa, comunque da nuove le sportive 600 adesso costano molto, però ripaga nel senso, ripaga nel feeling di guida quando la guardi, eccetera, eccetera. Questo qua era un po' il succo di quel video, però vi dicevo anche che sicuramente era una moto del 2000, quando ho fatto il video 19, una moto ormai abbastanza inutile su strada. Poi recentemente io ho fatto un altro video, circa 2 mesi fa, basato sulla news della nuova CBR 600RR che la Honda ha presentato per il mercato asiatico. Una moto rivista abbastanza rispetto al modello l'ultimo uscito dal listino Honda, mi sembra 2 o 3 anni fa, che attualmente è ancora in vendita però in America, colorazione Total Black, che vedete qua sotto. Una moto, insomma, al quale hanno messo mano come aerodinamica, hanno messo le aerodinamiche. Hanno rivisto un po' il motore, però è una moto non destinata al mercato europeo, no? E quella news mi ha fatto fare un video per raccontarvi il perché, secondo me, Honda non portava più questa moto in Europa. Vi ho fatto un motovlog, alla fine di questo video ve lo lascio, così se vi interessa qualche considerazione in più di quello che vi faccio adesso, lì trovate un po' tutto quello che penso sul perché le sportive 600 stanno morendo. Di base comunque le sportive 600 banalmente sono attualmente delle moto nel 2020-2021, sono delle moto praticamente senza minimo senso. Più che altro per un discorso anche prezzo, cioè l'R6 di per sé ha un problema enorme, ovvero costa una sassata, perché costa nuova 14.000 euro. E nel 2020 a quella cifra ci sono moto che non sono belle come le sportive, che non danno il feeling nelle curve come una sportiva, che però permettono di fare anche più cose rispetto a quello che ti può far fare una sportiva 600. Parlo ovviamente delle crossover. Restando comunque in casa Yamaha, tra una R6 a 14.000 euro e una Tracer 900 a 11.000 euro, la nuova Tracer 9, onestamente anch'io da amante delle sportive andrei più sulla crossover Tracer 9, perché è una moto che non è bella come una sportiva 600 come l'R6, però è una moto che ti permette di fare molte più cose, tanto alla fine ormai nel 2020 non si può più andare veloci, le strade sono quelle che sono e di fatto si perde proprio il senso della sportiva 600 sulla strada. Vanno bene giusto in pista, ecco. Quindi il problema principale delle moto sportive 600 è queste, sono moto comunque che ormai sono abbastanza surclassate e abbastanza inutili comunque sulla strada. Poi se vogliamo una Tracer 900 costa meno di una sportiva 600 dell'R6, però ha anche un motore bello più cattivo e anche più grosso, perché è un 888 di cilindrata, è un 890 di cilindrata, potenza cosa 119 cavalli, coppia 93 Nm contro i 61 Nm dell'R6, quindi insomma capite, restando in casa Yamaha con meno si acquista una moto con delle performance comunque, ecco, come motore quantomeno maggiori rispetto all'R6. Poi l'R6 è una moto che se vuoi andare forte in curva dà più feeling eccetera eccetera, però alla fine è una moto che va anche più veloce, velocità massima, però capite che sulla strada sono discorsi che ormai hanno poco senso per una serie di motivazioni. Quindi ecco, l'R6 va a sparire per questo motivo, ragazzi, perché costa troppo, 14.000 euro, perché di fatto le sportive 600 sono diventate poco appetibili e soprattutto inutili, ma soprattutto che non vendono, perché io vi porto ogni mese le classifiche di vendita, no? Italia, Francia, Spagna e Germania, che sono, e Inghilterra, che sono i principali mercati europei, e in ogni classifica, ogni mese, se ci fate caso, ma ve lo faccio notare sempre anch'io, non ci sono mai sportive 600, non ci sono sparite ormai dalle classifiche da diversi mesi ormai. In Italia, per esempio, ad agosto, top 100 moto più vendute, non c'era neanche una sportiva 600, non c'era né la Ninja 736 della Kawasaki, che quantomeno ha il pregio di costare 12.000 euro, ma non c'era neanche lei, e
e non c'era neanche l'R6, quindi capite che è una moto, l'R6, come la Ninja, che ormai ha fatto il suo tempo, cioè se ormai la gente non le acquista più queste moto è ovvio che Yamaha comunque non ha interesse nell'aggiornare il motore all'Euro 5 e portare queste moto comunque aggiornate il prossimo anno. Quindi ragazzi, tutto questo per dirvi, l'R6 sparisce dal radar, purtroppo è una cosa che a me dispiace perché di R6 io ne ho avute due. Ho avuto la prima serie carburatori del 2002, poi ho avuto la seconda serie del 2005, poi ho provato diverse volte l'R6 anche del 2006, quella col problema delle bronzine, poi ho provato la 2010, però insomma ecco, dispiace un po', soprattutto per chi comunque andava in moto negli anni 2000-2010, quando comunque le sportive 600 andavano molto di moda, no? Erano delle moto, per esempio noi a scuola, le sportive 600, l'RSE soprattutto, era un po' il mito, no? Della moto sportiva. Non era un R1, però era un R6, costava di meno, c'era un po' il mito, poi era bellissima da vedere, era 2006. Purtroppo, ecco, dispiace perché in quegli anni lì queste moto qua andavano parecchio, però adesso il mondo è andato avanti, banalmente, e si lascia indietro le sportive 600. Quindi non penso neanche che torneranno più, perché ormai le crossover stanno avendo successo veramente pazzesco. In Italia abbiamo Tracer 900, abbiamo l'Africa Twin, insomma abbiamo tante comunque moto, enduro stradali o turistiche o crossover che vendono molto di più rispetto a quanto fanno anche le sportive 1000. Prima di finire col video, per assurdo vanno di più le sportive 1000. Cioè le sportive 1000 che costano anche di più come l'R1 in Italia vendono abbastanza bene. R1, S1000RR, Panigale V4 in Italia. E costano molto di più dell'R6, no? Però probabilmente la gente, grazie ai finanziamenti, dice: se tanto devo prendere una moto inutile sulla strada, piuttosto prendo, sì, una volta sola, prendo la 1000, spendo un po' di più al mese come finanziamento, mi prendo direttamente la 1000, ma tanto è inutile prendere la 600 perché come prestazioni ormai i motori sono quelli che sono. Poi, se vogliamo, le sportive 600 hanno il difetto che devono girare sempre in alto, se no, sotto sono morte. Le strade sono quelle che sono, insomma, un insieme, una combinazione di fattori che portano alla fine, ragazzi, l'R6 a sparire dal listino della Yamaha. E poi ci sarebbero comunque altre motivazioni. Vi lascio un video alla fine dove ho fatto un video di 20 minuti, un motovlog, dove raccoglievo un po' di idee, di considerazioni che ho fatto giusto quest'estate. Da questo video invece è tutto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale YouTube, quello Instagram, Ian Ufficiale. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!